detto è molto importante perché vi fa capire il cambio di mentalità di un'epoca. Allora, quando sarà al potere nel 1450 Francesco Sforza a Milano, Francesco Sforza continua a vivere nelle residenze dei Visconti. Non viene qua perché il castello deve essere ricostruito. Era il vecchio castello di Porta Giovia che quando di fatto finisce un'epoca, perché finisce l'epoca di Filippo Maria Visconti, decidono di buttarlo giù proprio per reazione contro un tiranno che muore qua il 14 agosto del 1447. Filippo Maria Visconti era ipocondriaco e di conseguenza non voleva rapporti. L'unico suo svago è guardare fuori dalla finestra i giovani e le giovani che giocavano a palla e facevano i tornei nei suoi giardini. Non riceveva nessuno, neanche il medico lo visita quella notte lì, perché hanno paura fisicamente di lui e delle sue reazioni. Milanesi buttano giù tutto quello che c'era e instaurano la Repubblica Ambrosiana, dura 3 anni, arrivano gli Sforza e dicono: bisogna controllare la cittadinanza e bisogna dare una reggia che sia degna della nostra nuova signoria, del nostro nuovo ducato, che duchi ancora non sono. E allora nasce questa cosa, nasce questo cantiere. Conseguenza di ciò è il figlio Galeazzo Maria che comincia ad arredare spendendo cifre folli il castello sforzesco, e per arredare parlo anche dell'architettura. Dobbiamo a lui questa architettura ed è segnalata soprattutto nei capitelli perché ci sono i simboli delle armi Sforza: il cane, simbolo di fedeltà, i vasetti e via discorrendo, le armi Sforza che comunque riprendono molto delle armi Visconti, perché comunque il biscione ci sarà anche negli Sforza, si aggiungerà anche ovviamente l'aquila imperiale, perché il ducato per avere una patente di duca, di questo condottiere, si brigherà fino a Ludovico il Moro per comprare il titolo dall'imperatore, perché da esso deriva, non certo dal re di Francia. Poi vedremo, quando saliremo nelle prime stanze, che sarà il re di Francia a cacciare gli Sforza, ma il re di Francia non avrà tutti i torti a cacciarlo, perché il ducato in teoria sarebbe, anzi in pratica, spetterebbe e infatti spettava al re di Francia come eredità. C'è un nuovo allestimento per il Castello Sforzesco, per la Pinacoteca del Castello Sforzesco. Vedete che assieme alla collezione della Pinacoteca è stato associato anche il Museo del Mobile. È stupendo, consiglio una visita a parte perché veramente ci sono 4 secoli di storia di design italiano collezionato proprio al Castello Sforzesco. Ma parliamo anche di, tra virgolette, di collezioni medievali. Perché? Nella seconda metà del XIV secolo abbiamo un signore a Milano che dura 27 anni, si chiama Bernabò Visconti, sposa Beatrice Regina della Scala, per cui il dominio ghibellino del Ducato di Milano va quasi fino alla Serenissima da una parte e arriva quasi al centro Italia, a sud. È un signore molto importante, tirannico, ma come tutti i signori dell'epoca, ma anche quelli rinascimentali, è un signore che ama le arti. Per contrasto ama il bello, pur facendo cose abbastanza brutte dal punto di vista dell'ordine pubblico, torture e via dicendo. Abbellisce tutto il suo ducato. Questi affreschi strappati che vedete vengono da una chiesa di Cusago. Il discorso è presto detto. Nel Novecento si decide che questi affreschi debbano essere strappati dalla chiesa di Monzoro, cioè a Cusago, proprio perché il livello di deterioramento è elevatissimo. Stanno sparendo alcuni come questo, sono esterni, per cui hanno 700 anni di infiltrazioni e 700 anni di umidità. Principis, in sponsum.
i santi non sono prettamente identificati, ma la cosa clamorosa è l'architettura e soprattutto, al di là della bellezza dello stile, soprattutto guardate quel simbolo là in alto a sinistra, la scala. La commissione è chiara. Questo discorso parte da Beatrice della Scala, la moglie di Bernabò Visconti. C'è uno dei capolavori del 400, sono 24, se non sbaglio, pannelli staccati da un castello sempre nel Parmense. Allora, siamo alla decima novella del decimo giorno del Decameron di Boccaccio, la storia di Gualtieri, marchese di Saluzzo, e di Griselda. Ora, importante cercare di capire perché è stato fatto questo ciclo di affreschi. Allora, brevemente vi racconto la storia seguendo anche i pannelli. Si parte, di fatto, da qui. Gualtieri, il marchese di Saluzzo, passa tutto il giorno a cacciare, a pescare e andare a giocare, diciamo così, con i suoi feudatari, a scacchi e tutti i giochi che c'erano nel 400. Aurora con primo mane, tetra notte divides, sabbatunon. Ora vi do alcuni cenni di questa sala. Qui siamo proprio nel vero senso della parola, nel tesoro dal punto di vista pittorico di Casa Sforza. Quello che mi ha colpito di questa sala è soprattutto il maestro di Torniano. Cosa significa? È vero, nel Medioevo, anche in Lombardia, nel Comasco, nel Varesotto, si lavorava col legno. Maestro di Torniano viene definito così perché non si sa esattamente chi fosse, si può identificare in una persona sola, ma era un gruppo, era un consorzio, era una famiglia che intagliava il legno e dipingeva questi capolavori. In particolare qua si vedono degli scorci bellissimi di prospettiva di città, si vede come si scende dal Golgota, si vede qua le scene della Passione, notate col legno che capolavori colorati e che acconciature si sono fatte, e notate, adesso non posso molto avvicinare, le spine, ma soprattutto il capolavoro dorato è questo qua, perché comunque il maestro di Trognano, realizza un capolavoro assoluto, anche molto umano. In qua strage se truine, francorum de sanguine. Horren campi, horren silve, horren tipse palude. Ten celus veratum, quod descripsi ritmice, angel vertus ego vidi, unias con ali. Medioevo e parodia è l'argomento che ho scelto, medioevo parodico, parodia medievale potevo anche intitolare.
Medioevo, quando sentiamo usare questa parola, siamo abituati nella nostra civiltà di oggi quasi sempre a sentirla in frasi dispregiative, no? Cose da Medioevo, sembra di tornare al Medioevo, il buio Medioevo. E purtroppo questo è un retaggio dell'illuminismo, un retaggio sbagliato, a mio avviso, perché invece avremo bisogno ancora per molte cose dell'illuminismo. Ma l'illuminismo combatteva i residui del Medioevo nell'età moderna. E quindi è comprensibile anche una parte di questo giudizio. Oggi noi, per fortuna, possiamo vedere le cose in modo diverso, in modo più obiettivo. Non solo la ricerca scientifica, ma anche la cultura di massa conoscono una immagine del Medioevo diversa, non oscuro, beh, certo mancava la luce, non oscurantista, ma brillante, allegro e pieno di fantasia. Pensate solo, senza la produzione di miti e leggende del Medioevo e tutta la loro lunga durata nell'immaginario collettivo, non ci sarebbero oggi i romanzi e i film del genere fantasy, non ci sarebbe stata l'opera di Tolkien, per fare solo un esempio, ma non ci sarebbe stata nemmeno la concezione dell'amore romantico, che presuppone l'elaborazione letteraria e ideologica della poesia dei trovatori, e quindi la lirica cortese provenzale. Ovviamente il Medioevo ha conosciuto anche un'idea più sensuale ed erotica delle relazioni fra uomini e donne, un'idea che ha affidato proprio ai generi comici, parodici e alla novella, che è stata codificata nel Decameron di Boccaccio, come tutti sanno. Indovero, la tecnologia medievale e macchine idrauliche. Il relatore, il professor Paolo Grillo dell'Università Statale di Milano, io lo rubo a tuo tempo, sono molto contento che sia lui a inaugurare questa 15ª edizione di Medioevo Libreria, vi lascio la parola e a voi auguro un buon ascolto. Grazie. Sì, grazie. Dunque, sono io che sono grato a Maurizio Galì per avermi invitato appunto a aprire questa serie di lezioni, di conferenze, come volete chiamarle, che mi sembrano animate da uno spirito molto meritorio, cioè quello di combattere uno dei molti luoghi comuni, dei moltissimi luoghi comuni che per così dire infestano la nostra visione del Medioevo. No? Nel linguaggio parlato, medievale è brutto, cattivo, retrogrado. Insomma, durante il dibattito sulle unioni civili, per esempio, girava l'hashtag Italia medievale, o medioevo italiano, per criticare le posizioni di chi era contrario. Io avrei così fatto notare che nel Medioevo, certo, non era piacevole essere omosessuali, come peraltro non è stato in nessuna epoca fino a 15 anni fa, ma per esempio nel Medioevo ci si era guardati bene dal costruire campi di concentramento dove rinchiudere gli omosessuali in maniera che venissero sterminati o venissero rieducati a una corretta etica sessuale, quindi forse l'Italia novecentesca o l'Italia contemporanea sarebbe stato un hashtag molto più azzeccato. Uno dei pregiudizi, appunto, più consolidati sul Medioevo è che mentre il Rinascimento è stata epoca di grandi scoperte scientifiche, grandi innovazioni tecnologiche, il Medioevo sarebbe stato invece un'epoca di staticità e di pura conservazione, insomma. In realtà non è affatto vero, soprattutto non è affatto vero se noi prendiamo in considerazione, diciamo, la seconda parte del Medioevo. Può essere vero per i primi secoli, ma a partire dall'anno 1000, cioè una successione in realtà di innovazioni tecnologiche di grandissimo rilievo, che aprono in realtà la strada alla rivoluzione scientifica e se vogliamo anche alla rivoluzione industriale poi di età moderna. Non è mio compito stare a elencarvi le innovazioni tecnologiche medievali, e con innovazioni tecnologiche intendo che nel Medioevo si inventano tutta una serie di oggetti di uso comune,
che i romani non conoscevano, che i greci non conoscevano, quindi qualcosa di radicalmente nuovo, qualcosa che influenza le nostre vite ancora oggi. Vi dico banalmente che la stragrande maggioranza dei presenti, io per primo, indossa almeno due grandi innovazioni tecnologiche medievali, gli occhiali e un orologio. Ma se noi parliamo di apparati produttivi mossi da una forza che non sia la forza umana o la forza animale, il Medioevo ne aveva un bel po'. E ne aveva grazie all'uso di quella enorme fonte di energia che è l'acqua. Quindi proprio di questo volevo farvi una panoramica oggi. Parto con una piccola provocazione. Allora, se uno chiedesse a un appassionato di storia medievale milanese di mostrargli i più importanti lasciti della storia comunale a Milano, probabilmente il nostro appassionato di storia milanese avrebbe qualche esitazione, perché devo dire, Milano ha un rapporto veramente pessimo col suo passato comunale, cioè Milano si rispecchia in quel mitico cinquantennio poco più sforzesco, il Rinascimento, Leonardo, tutte queste cose, e tutta la grande storia della città di Milano, che viene prima, già i Visconti sono considerati un prozoologo degli Sforza, prima dei Visconti c'erano dei, nella percezione comune, dei tizi vestiti di pelli che insomma erano venuti dalle montagne, si chiamavano Longobardi, poi avevano fatto delle cose, ma non sono molto interessanti, per cui non è molto interessante per esempio il Palazzo della Ragione, che vedete lì a sinistra, e che i politici milanesi si ostinano a considerare una, come dire, una rozza sovrapposizione a quello che chiamano il mausoleo della Resistenza, per l'amor del cielo. Tutto l'omaggio alla Resistenza era almeno sette secoli prima della Resistenza, al palazzo del Comune di Milano, o appunto ostacoli alla circolazione, come gli archi di Porta Nuova, delle mura ricostruite nel 1171 dopo la distruzione del Barbarossa. Voi dovete pensare che pochissimi anni dopo Legnano, nel 1178, nel 1179, la data precisa non è sicura, i milanesi, liberati dalla minaccia di Federico Barbarossa e anche con delle risorse, probabilmente liberate dal fatto che l'emergenza militare è finita, si dedicano a questa impresa grandiosa di deviare dal Ticino un canale, ma non un fosso, un canale navigabile, che partendo appunto dall'Alto Ticino di Tornareto, pian piano viene condotto sempre più a meridione e poi verso est, fino agli inizi del 200, a raggiungere la città. Considerate che qui sì, dobbiamo fare conti con la tecnologia medievale, questa impresa colossale viene condotta con delle zappe, con delle vanghe, con dei tagli, i buoi che tirano via i sassi. Si realizza, adesso poi è stato allargato, non era proprio nelle dimensioni che oggi, si realizza questa impresa colossale. Questa impresa colossale è soltanto il primo atto di una serie di iniziative, quindi il nostro Naviglio Grande, che poi viene integrato da questo naviglio fra Milano e Pavia, detto anche Ticinello, in realtà anche questo tratto del Naviglio Grande, detto Ticinello, la denominazione dei canali milanesi è abbastanza ambigua. Il rinnovamento della Vettabbia, probabilmente questa è di età romana, ma viene rivitalizzato nel Medioevo, ma completato col Naviglio Pavese nel 1359, ovviamente dopo che Pavia viene conquistata dai Visconti. E quindi qui lascio la parola a Odesin della Riva, che era il cantore della ricchezza di Milano del fine del 200, che ci dice: appunto, i prati sono irrigati da fiumi fecondi e da uccelli di infinite fonti,
qui lui la gioca sul naturale, perché la sua, l'idea che lui vuole trasmettere è che Milano è ricca sia per l'industriosità degli abitanti, ma anche perché Dio la vuole ricca e quindi la dotata di tutte le fortune possibili, tranne un porto, quel porto che i milanesi potevano farselo da secoli in abiti. I prati sono irrigati da fiumi fecondi, da ruscelli di infinite fonti, forniscono una quantità incalcolabile di ottimo fieno, bovini, cavalli, giumenti, pecore, bestiame, grandi e minuto. A dimostrazione di ciò fornirò solo un dato stupefacente, il solo monastero di Chiaravalle, la quale mi hanno nei propri prati più di 3.000 carri di fieno. Ed è interessante la menzione del monastero di Chiaravalle, perché proprio nelle carte di Chiaravalle noi troviamo la prima menzione di quella tipica forma di sfruttamento del suolo, che è la marcita. Quindi il mantenere un velo d'acqua che scorre sulla superficie in maniera che le erbe foraggere crescano a livello di avere tre sfalci l'anno contro lo sfalcio massimo due che normalmente offrivano i prati. In questa maniera si può allevare una grande quantità di bestiame con tutto quello che ne consegue, perché avere una grande quantità di bestiame vuol dire mangiare meglio, ma anche lavorare meglio i campi, ci sono più buoi, più asini, avere una più grande quantità di legname, di letame per cucinare i campi non irrigati, quindi una sorta di circolo virtuoso per cui partendo dall'acqua si arriva a una generale sviluppo, una generale prosperità dell'agricoltura. Se volete una banalità, lo usiamo anche noi, no? Noi lo usiamo al contrario, cioè per esempio si usa i motori delle automobili per trasformare il moto verticale dei cilindri nel moto circolare dell'albero motore che poi aziona le ruote. Nel Medioevo invece era il contrario, si trasformava il moto circolare della ruota del mulino, della ruota idraulica, nel modo verticale, adesso vedremo di cosa, no? Quindi vedete, semplicemente si trattava di innestare dei soprazzi, degli ostacoli su un albero rotante in maniera che sollevassero nel caso sopra o abbassassero un altro albero con poi una zavorra dall'altro lato che lo faceva ricadere. In questa maniera si trasforma il moto appunto circolare della ruota in moto verticale, e questo apre una serie di tipizzazioni, perché magari in questo momento, a parte questo che è un enorme martellone, ci chiediamo che cosa possa servire questo moto verticale. Invece serviva a tantissime cose, forse non ce l'aspettiamo, ma l'uso più diffuso in Italia e in Europa è nell'industria tessile. Con questo è un esempio particolarmente sofisticato, ossia quella che a seconda delle regioni si chiama folla, pista, follone, o il termine diciamo toscano, quindi più diffuso, quartiera. E che cosa consiste? Vedete, si tratta di un edificio piuttosto complesso in cui l'acqua ha due scopi. Da un lato azionano queste ruote, che azionano questi grossi martelli tramite il solito albero che lì è semi nascosto, e poi spesso bagna le vasche dove i martelli battono. Però a che cosa serve il follone? Serve, si mette la lana bagnata, si mette il panno lana già tessuto, bagnato, e lo si sottopone a questo trattamento piuttosto rude di essere battuto mentre è bagnato. Cosa otteniamo? Credo che quello che quasi tutti i presenti in sala hanno ottenuto sbagliando il lavaggio di un maglione d'angora, ossia il maledetto si infeltrisce.
A noi piace più l'estetica, quindi il maglione infeltrito non ci piace, ma il maglione infeltrito è diventato meravigliosamente impermeabile. Quindi battere la lama in questa maniera permetterà di renderla impermeabile, di renderla molto più robusta e a prova d'acqua, ma quindi di realizzare tutta una serie di capi d'abbigliamento estremamente comodi da un lato e appunto in grado di resistere molto meglio alla pioggia, alla neve, al vento, perché è più, come dire, più consistente, no? Il tessuto una volta infeltrito, per cui quasi tutti i bagnolani medievali vengono sottoposti a questo trattamento e le guardiere sono capillarmente diffuse ovunque ci sia anche una minimale industria tessile. Con i maghi, i folloni, si possono trattare tante altre cose oltre alla lana e al ferro, si possono sbriciolare le piante pittorie, si possono sellare industrialmente le castagne secche, insomma si può fare di tutto e di tutto si faceva, cioè noi dobbiamo veramente, credo, superare questa immagine di un medioevo artigianale e pensare a una grande capacità innovativa. Nel medioevo si investiva in tecnologia, ci sfuggono perché non brevettavano, perché non giravano i libri stampa con queste descrizioni. Dobbiamo affidarci agli archeologi, dobbiamo affidarci alle ricostruzioni, alle notizie, di solito piuttosto rozze, che ci dà la documentazione superstite, ma non possiamo, secondo me, negare proprio che il Medioevo sia stata un'epoca di grandissima innovazione tecnologica e di un'innovazione tecnologica dalle ricadute pratiche fortissime ed evidentissime. Grazie. Consigliare